La Camera Civile è tornata sostanzialmente ad operare e intende porsi chiaramente come un punto di riferimento dell'attività forense trapanese. Nel corso della mia introduzione ho detto quali sono i programmi della Camera Civile e la manifestazione di oggi insomma ha avuto un buon successo e grazie a questa relazione dottissima del consigliere Oberto, attraverso la quale è stata esaminata in ogni suo aspetto la legge numero 76 sulle unioni civili. Direi che forse quella che mi ha colpito di più è quella necessaria presenza di una serie di presupposti, cui ho fatto riferimento prima nel comma 36, che escluderanno l'applicabilità della CIRINA a tutta una serie di ipotesi. Per esempio, caso abbastanza frequente ancora nel nostro paese, di coppie coniugate che si separano e dopo la separazione poi magari iniziano una convivenza con altre persone e non si curano di passare poi alla fase del divorzio, per cui non hanno lo stato libero ma convivono con altre persone e però secondo questa normativa nuova tutta una serie di effetti favorevoli alla convivenza non potranno avere applicazione fin tanto che qualcuno non ricorderà a questa coppia che chi dei due o magari tutti e due è legato ancora a un precedente matrimonio deve passare necessariamente per la porta del divorzio, altrimenti la CIRINA non si potrà applicare. Come si potrà porre rimedio a queste lacune? Beh, il sistema è in teoria duplice. Da una parte un intervento della Corte Costituzionale che però richiede moltissimo tempo e naturalmente richiede il fatto che si ponga la questione a livello di giurisdizione ordinaria, che il giudice la ritenga non manifestamente infondata e la rimetta alla Corte Costituzionale. L'alternativa più agevole naturalmente è una revisione in corso d'opera, per così dire, da parte del legislatore. Se posso aggiungere, è capitato già per esempio quest'anno che su una riforma tecnicamente difficile quale quella dell'articolo 2929 bis, l'azione esecutiva, diciamo revocatoria esecutiva introdotta nel 2015, si sia accorti che c'erano alcuni problemi tecnici abbastanza seri e nel 2016 si è fatta una revisione con una legge nuova che ha introdotto e modificato alcuni commi del 2929 bis, quindi si potrebbe pensare ad un tavolo nel quale si possano discutere possibili migliori da apportare e poi appunto un intervento normativo fatto dal Parlamento. Ecco.